Oggi vorrei parlarvi di un libro molto importante che ha visto la luce qualche mese fa e poi, a causa della pandemia, non ha potuto essere presentato nel modo migliore. Ma è un libro che racconta un gioiello della nostra terra, del nostro territorio. È il libro dedicato a Villa Durazzo. Il libro si intitola Nata per risplendere. E ha come sottotitolo Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, un destino straordinario. È un libro bellissimo, un libro fotografico, ma anche di testi curati sapientemente da Patrizia Cignatta, che è, diciamo, la responsabile museale di Villa Durazzo. Un libro che si snoda attraverso 160 ricche, ricchissime pagine, tutte a colori. Un libro incartonato, edito dalla Tigulliana, su incarico dell'amministrazione di Villa Durazzo e ha la prefazione di colui che è stato il direttore, l'amministratore di Villa Durazzo, Enzo Sorvino. È un libro però che va al di là del tempo, guarda al passato, ma guarda soprattutto per dare anche una speranza al nostro presente, al nostro futuro, perché Villa Durazzo è considerata un po' la casa della cultura, non soltanto dei sammargheritesi, la casa della cultura del Tiguglio. È una grande bellezza in mano all'amministrazione pubblica e quindi non è un qualcosa di privato, è un qualcosa che tutti i cittadini e non solo i cittadini possono usufruire. Non a caso Tigulliana a Villa Durazzo fino all'anno scorso, prima della pandemia, ha sempre svolto le conclusioni dei premi internazionali di letteratura, di poesia, di narrativa, Santa Margherita Ligure, Franco Del Pino. Ecco, questo premio letterario che abbina il nome della città che ci ospita, Santa Margherita Ligure, al nome di una persona a me particolarmente cara, Franco Del Pino, fratello appunto di chi vi parla, che mancò nel 1962 all'età di 21 anni e chi vi parla aveva soltanto 9 anni. Però abbiamo ereditato tutta questa carica di poesia, di saggezza, di cultura, di voglia di fare da parte di Franco, l'abbiamo trasmessa nel premio letterario che quest'anno, 2021, si avvia verso la 44esima edizione e che ha proprio in Villa Durazzo il suo compimento nel mese di autunno. E noi ci auguriamo davvero che Villa Durazzo, alla quale è dedicato, e non solo alla villa, ma anche al parco di Villa Durazzo, a cui è dedicato questo bellissimo libro edito dalla Tigulliana, possa ancora una volta, in questo prossimo autunno, diventare il fulcro, la sede, il centro del premio letterario internazionale Santa Margherita Ligure. Un faro da parte della città che ci ospita, da parte del Tiguglio, che si irradia oltre i confini della nostra regione, in tutta Italia, per portare alto il nome della città, del territorio e soprattutto di Villa Durazzo, che rivive in queste pagine, in queste immagini fotografiche, in questo stupendo libro che potrete trovare soltanto presso la segreteria di Villa Durazzo. Quindi o telefonando a Villa Durazzo oppure recandovi a fare una passeggiata nel parco, entrando nella villa e chiedendo copia di questo libro che merita davvero di essere tenuto, conservato, letto e sfogliato da parte di tutti i sammargheritesi e di tutti gli amici di Santa Margherita. Grazie, alla prossima.